Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSER, il format che parla d'inglese. Se vi sono piaciuti i video precedenti, vi consiglio di iscrivervi al canale così che quando pubblicherò nuovi video voi ne sarete informati. Oggi di cosa voglio parlare? Voglio parlare di un argomento complesso dell'inglese formale contro l'inglese informale. Non parlerò di tutto perché mi voglio focalizzare su un aspetto. Metterò alcuni link in descrizione per dei video e dei siti che parlano di inglese formale. Poiché l'inglese non ha un pronome personale di cortesia, come ci abbiamo noi in italiano il lei, per esempio, come c'è in tedesco il zi, in inglese non c'è, c'è solamente you, che va utilizzato anche nel caso in cui noi ci troviamo davanti a una persona che non conosciamo e in Italia magari utilizzeremo il lei. In inglese si utilizza sempre you. Però, cosa rende l'inglese formale e informale? Lo rende il termine che tu usi. Quindi, magari l'utilizzo di termini più aulici, anziché di verbi frasali, magari utilizzare termini che hanno una radice latina o greca, e magari utilizzare dei verbi che sono più cauti, tipo anziché dire can, può dire may o could. Quindi è la frase che uno usa che rende l'inglese formale da informale. Ricordo, informale non vuol dire maleducato. Informale significa come tu parleresti con i tuoi amici o con la tua famiglia. Formale come tu parleresti con i tuoi colleghi durante un meeting di lavoro. Magari se tu incontri i tuoi colleghi durante la pausa caffè, ci sta che tu parli in maniera informale. O parli col tuo capo, o parli con una persona che non conosci, soprattutto quando hai un colloquio di lavoro. Uno vuole utilizzare dei termini che sono molto formali. Quello che mi voglio focalizzare oggi ha a che fare col titolo di questo format. Quando vanno utilizzati signore, signora, intanto, soprattutto nel Regno Unito, i titoli sono molto importanti. Mister si utilizza per gli uomini, e invece Miss e Mrs. per le donne. Mrs. non è tanto in uso e molto spesso si accompagna col cognome. A me mi è capitato di incontrare una persona per strada che mi dà a parlare e magari una signora ti dice: "Hey, are you doing well today?" "Yes, ma'am." Perché la signora non risponde con sir, ma risponde con ma'am. Mr. Paris, take the con. Yes, ma'am. Che viene dal francese madame, in cui la D casca e viene messo un apostrofo e dice yes, ma'am. Un'altra cosa fondamentale è ne stare attenti nell'uso del titolo doctor, dottore. In Italia una persona diventa dottore nel momento in cui consegue la laurea. All'estero questa cosa non è così. Perché all'estero, anche quando uno ha acquisito una laurea magistrale, che molto spesso viene chiamato master, resta sempre Mr. o Miss X. Doctor viene utilizzato solamente per le persone che hanno acquisito un dottorato di ricerca, tipo come me. Infatti, io ho appeso la targhetta alla mia porta di casa, lo scrivendo doctor, dopo che ho conseguito il dottorato. In Italia, una persona che consegue un dottorato ufficialmente viene definito dottore di ricerca. Però nessuno direbbe dottore di ricerca, ma tutti quanti accoccerebbero con dottore. Quindi è vero che in Italia uno diventa dottore nel momento in cui si laurea, non nei paesi anglosassoni. Quindi se voi siete laureati e state cercando lavoro al di fuori dell'Italia, non mettete mai doctor è il vostro cognome, mettete miss o mister in base se siete uomini o donne. Ora, se voi siete con il vostro capo, lasciamo perdere se ha una laurea, un dottore di ricerca o non ha assolutamente alcun titolo, voi come vi dovete rapportare con il vostro capo? Tendenzialmente nei paesi anglosassoni il rapporto che c'è fra il dipendente e il capo è molto alla pari. Quindi molto probabilmente lo chiamerete per nome. Hey John, I need to talk to you. Cioè non direte hey mister, hey doctor... Rarissimo, cioè mai sentite una cosa del genere, mai sentita. Tanto è vero che negli istituti universitari gli studenti chiamano per nome i professori universitari. I titoli formali, mister, doctor, vengono sempre utilizzati nelle comunicazioni ufficiali, tipo quando ti arriva la lettera dal comune, o quando ti arriva la lettera dallo Stato, o quando ti arriva una comunicazione ufficiale dall'università perché ti hanno accettato al tuo master, o perché ti hanno assunto, ti arriverà sempre la risposta mister è il vostro cognome o doctor è il vostro cognome in base al vostro titolo. Io ricevo sempre email che l'apertura è hi, è il mio nome. L'argomento formale contro informale in inglese è un argomento molto ampio. Non lo voglio approfondire più di questo. Vi lascerò dei link in descrizione così voi possiate approfondire. E qualora abbiate delle domande, fatemelo sapere e io magari farò un altro video per analizzare dei casi specifici.
Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, visitare il sito internet e ci vediamo col prossimo video.